Bene, allora, buon pomeriggio. Non vi vedo, ma mi vedete. E per me è un po' strano parlare davanti a un computer. Comunque proverò appunto a farvi questa lezione sugli itinerari tematici per il turismo. Allora, prima di tutto, permettetemi di presentarvi. Mi chiamo Mario Gregori e sono un docente dell'Università di Udine. E mi occupo di marketing dei prodotti agroalimentari e di marketing territoriale. Ecco, in questo campo ho avuto la fortuna di fare dei lavori molto piacevoli, molto belli, anche qui fuori regione ed anche regione. In qualche modo ho lavorato nel trasformare la Provada in un prodotto DOP. Abbiamo lavorato per creare l'IGP della Spada Lubianco di Friuli Venezia Giulia, alcuni prodotti AQA, ho collaborato alla creazione con alcuni prodotti AQA, abbiamo provato a rilanciare ad esempio prodotti come la ricotta, considerato da molti caseificatori un sottoprodotto, ma in realtà un prodotto perfettamente in linea con i gusti e le esigenze correnti. Bene, allora l'idea dei prodotti, ecco, dell'idea della ricotta come un prodotto, una volta considerato un sottoprodotto d'Abruzzo del formaggio, ma oggi da considerare come un prodotto traente della vendita dei prodotti lattiero-caseari, ecco, questo medesimo concetto di ribaltamento della prospettiva vorrei utilizzarlo proprio a proposito delle strade del vino. Le strade del vino. Ed il processo concettuale è sostanzialmente analogo. Ah, sì, dimenticavo, se non riuscite a seguirmi, se il vostro computer non è sufficientemente veloce, potete bloccare il video e seguire in modalità audio, così non vedete le slide, ma quantomeno riuscite a seguire, non vedete me, ma riuscite a seguire la presentazione. Prima cosa. Se, in secondo luogo, se uscite dall'aula, ecco, dell'aula virtuale, per rientrare è sufficiente ripetere la procedura di login, cioè inserire il vostro indirizzo email, inserire la vostra password e poi premere il tastino login e ci ritroviamo. Ultima cosa, ecco, poi avremo la possibilità in qualche modo di dialogare utilizzando una chat. Faremo un brevissimo piccolo sondaggio su alcune domande molto semplici e con le quali chiederei di dare una risposta. E per ogni dubbio, per ogni perplessità, per ogni curiosità, potete tranquillamente scrivere e cercherò di rispondervi continuando la conversazione. E queste erano un po' delle indicazioni di me. A questo punto, appunto, possiamo riprendere il webinar come era stato impostato. L'idea, le slide vanno più veloci di me, l'idea è appunto di elaborare un concetto alternativo delle strade del vino ed applicare questo concetto alternativo delle strade del vino alla zona dei colli orientali del Friuli. E sostanzialmente quello che voglio fare è la stessa cosa. Reinventiamo la ricotta, reinventiamo le strade del vino. Come arrivare a questo discorso qua, a pensare questo, a ripensare le strade del vino? Sostanzialmente bisogna fare proprio come per la ricotta. Bisogna adeguare l'offerta dei prodotti territoriali alla evoluzione della domanda ed in particolare all'evoluzione dell'uso del tempo libero.
Questo sarà il primo concetto chiaro. Secondo punto sarà quali sono le risorse territoriali e in che rapporto stanno con la domanda di territorio per utilizzo del tempo libero? Allora, sulla base di questa domanda di uso di territorio e sulla base di queste domande di uso di territorio, dall'altra parte delle risorse territoriali esistenti, si possono pensare appunto a questi percorsi di strada del vino con un concetto innovativo. Bene, partiamo a questo punto dall'analisi della domanda. L'analisi della domanda, evidentemente, prima di tutto, parte da un'analisi bibliografica. E l'idea fondamentale è come è cambiato il tempo, l'uso del tempo libero. Per dirla in maniera sintetica, sostanzialmente l'uso del tempo libero è cambiato in tre modi. È cambiato nei tempi dell'uso del libero, negli spazi dell'uso del tempo libero e, terzo punto, nelle modalità di fruizione. Vediamo il primo cambiamento, evoluzione dell'impiego del tempo per attività ricreazionali, quindi evoluzione del concetto del tempo. Quando ero io piccolo, quindi probabilmente prima che nasceste gran parte di voi, sostanzialmente la vacanza era pensata come un unico periodo estivo da trascorrere in una località. A seconda dei gusti, l'idea di vacanza era: la madre prendeva i figli e andava 3 settimane a Lignano e a Grado, il marito felice stava a lavorare in città e si ricongiungeva alla famiglia nel weekend. Però la vacanza qual era? La vacanza era 3 settimane a Lignano. A chi non piaceva il mare, l'alternativa era 3 settimane a Ravascletto, 3 settimane a Tervisio. Cioè, il periodo di vacanza era un unico lungo periodo di vacanza. Come è cambiato questo? L'uso della vacanza si è spezzettato. Abbiamo sì un periodo di vacanza estivo, ma che se non nei casi più fortunati non è ormai più di 3 settimane, ma è molto più breve. Però con questa compressione della vacanza estiva, ad esempio, abbiamo la vacanza invernale, c'è la settimana bianca, no? E quindi invece di un periodo di vacanza ne abbiamo due. Oppure a queste due vacanze estiva, vacanza invernale, si aggiungono ad esempio dei weekend lunghi. Andiamo in Umbria. Adesso che c'è il periodo dei tartufi, cosa abbiamo? Partiamo magari il giovedì sera, il giovedì pomeriggio o il venerdì mattina, siamo lì sabato, venerdì, sabato e la domenica sera rientriamo. In qualche modo costruiamo un weekend lungo come vacanza. Okay. Quindi questa è l'idea di modifica dell'uso del Modifica dell'uso dello spazio, possiamo vedere che negli esempi che vi facevo, invece di andare in una sola località, al mare, in montagna, d'estate, si va in più località, si va al mare, si va in montagna, si va ad esempio nel turismo culturale o nel turismo verde. E questa è la modalità di evoluzione degli spazi. La terza modalità è la modalità di fruizione del tempo libero. Una volta si diceva vado in vacanza per riposarmi, quindi l'obiettivo, il sogno era l'amaca, lo sdraio, l'ombrellone, i giornali, la gazzetta dello sport, la birra e le sigarette. E sto sdraiato tutto il giorno. In realtà questo modo di vacanza, questo modo di usare il tempo libero, per gran parte delle persone si è evoluto. L'idea fondamentale è vado in vacanza per realizzare i miei hobby. Vado weekend in montagna per
per raccogliere funghi. Vado un weekend in Umbria per, appunto, per enoturismo, per assaggiare prodotti tipici, assaggiare i vini, ma anche, ad esempio, per andare a vedere le città d'arte. Quindi possiamo dire che, prendendo questi tre cambiamenti, la domanda di uso del tempo libero, che una volta era compatta, una sola vacanza nel periodo estivo o al mare o in montagna, ora si è frammentata in più periodi trascorsi in località diverse con obiettivi diversi. Ok? Quindi, in questo spazio, secondo me, in queste modalità articolate di fruire del tempo libero, si inserisce il discorso delle strade, del vino. Vediamo se mi va avanti la diapositiva. No, va Ecco, su questa base, appunto, possiamo trovare delle nuove tipologie. Vabbè, d'accordo, era un punto, sta mentalmente comparendo come, ecco, l'indice sostanzialmente. Ecco, una volta approfondito questo tema, passeremo al secondo punto, sarà il censimento delle risorse territoriali e poi l'evoluzione delle l'evoluzione dei percorsi, l'individuazione dei percorsi tematici. Ecco, questo è il concetto che vi avevo sviluppato. A questo punto, sostanzialmente, vorrei chiedervi una prima impressione da quanto detto sinora. Ora, qual è la dimensione temporale ottimale per visitare un territorio che comprende una pluralità di percorsi tematici? Abbiamo visto enoturismo, storie, cultura, eccetera. Ecco. Per quanto tempo posso tenere le persone su un territorio e usufruire di questo? Come voi vedete, vi ho dato una scaletta di tre possibilità: un giorno, un weekend, una vacanza estiva lunga. Secondo voi, i percorsi tematici sul territorio? I percorsi tematici sul territorio, quanto tempo possono impiegare per i turisti? Ecco, bene, mi pare che un giorno, indubbiamente, nessuno, chi ha giudicato un giorno per il periodo ottimale, sono d'accordo, è insufficiente. Abbiamo il caso degli escursionisti, una cosa che non dovremmo poi scartare nel caso anche del turismo del vino, ma che una cosa, c'è quelli che escono la mattina e la sera ritornano a casa, che è però una cosa diversa per i turisti che sono quelli che dormono fuori. Ecco, mi pare che la gran parte delle persone, oltre l'80%, focalizza l'idea che la dimensione temporale ottimale è un weekend. Okay? Quindi, costruire il territorio per un weekend. Alcuni di voi pensano che una dimensione temporale ottimale sia una vacanza estiva lunga. Ovviamente io sono vicino onestamente alla maggioranza, quell'83% che dice che il weekend è la dimensione ottimale. Però ho imparato appunto dal marketing che non esistono in genere, non le idee possono essere o sbagliate o nuove. Ecco, quindi le idee diverse possono essere o sbagliate o nuove. Ecco, chi di voi ha suggerito l'idea di una vacanza estiva come dimensione temporale ottimale per un turismo per i percorsi tematici? Evidentemente aveva in mente qualcosa e spero nel corso della conversazione, che mi suggeriate come riuscite a tenere per 2 settimane, due settimane, dei turisti su un percorso, su un insieme di percorsi tematici.
sostanzialmente capiamo se è un'idea, una risposta sbagliata o un'idea innovativa e interessante. Queste cose si capiscono sempre a posteriori. Bene, chiuso il sondaggio, ecco, andiamo a vedere quali sono le nuove tipologie turistiche. Ve le faccio abbastanza rapidamente. La prima dimensione del turismo è il turismo culturale, visita ai monumenti, alle chiese, musei, siti storici, ma anche il desiderio e la voglia di vivere il fascino e l'atmosfera dei luoghi. Direi che questa è una dimensione prevalentemente femminile. Le donne, c'è nulla da fare, sono mentalmente più curiose e dicono, e anche sono molto più propense a vivere il fascino. Oltre a questa dimensione del turismo culturale, c'è la dimensione del turismo storico. Cosa vuol dire il turismo storico? Vediamo se. Vediamo se va avanti. Il turismo storico. Ecco, è il desiderio di passare su luoghi della storia. Un quotidiano locale, proprio 2 o 3 giorni fa, parlava della rievocazione delle battaglie di Caporetto, quindi con tutti i figuranti, eccetera, il lanciafiamme e tutte queste cose qui, le divise, eccetera. E con un'altra teoria, esistono delle persone che hanno piacere, appunto, di ripassare sui luoghi della storia. E quindi è una domanda che indubbiamente va soddisfatta. La terza forma è l'ecoturismo. Sono sostanzialmente andare in escursioni naturalistiche, birdwatching, visite in area protetta, appostamenti fotografici. Una cosa bellissima, quelli che vanno in notte profonda, ecco, sostanzialmente per aspettare l'alba e vedere le gru che si cominciano a volare contro il sole che sorge, per fare delle foto meravigliose, no? E sono disposti a sopportare cose che non sopporterebbero normalmente. Se la temperatura dell'appartamento scende sotto i 18 gradi, si lamentano, lì possono stare delle ore al gelo proprio per il piacere di scattare fotografie. Un'altra forma è il cicloturismo, che sostanzialmente è girare in bicicletta. No? Adesso la trasformazione della ferrovia Pontebba, la trasformazione della ferrovia che da Treviso scendeva giù sino a Udine, sta aprendo una ciclovia molto, molto interessante, che sarà un canale per far arrivare la forma del cicloturismo molto diffuso in Nord Europa. Voi se andate in Austria c'è sempre il vagone per le biciclette, in Olanda voi trovate vicino ad ogni stazione un deposito di biciclette che potete noleggiare e lasciare alla prossima stazione. Ecco. Cicloturismo è largamente diffuso in Nord Europa, comincia a prendere piede anche da noi e quindi dobbiamo porci il problema, quest'onda di turisti, di cicloturisti che scenderanno ad esempio lungo come li reindirizzo lungo il territorio? Come sfrutto questa opportunità? Turismo del golf e un altro turismo così abbastanza. Abbiamo dei tentativi molto, molto interessanti anche in regione questa volta. È un abbinamento wellness, relax e golf, sostanzialmente, non golf, ma golf. E un'altra forma è il turismo enogastronomico, ovviamente, che noi conosciamo, visitare i luoghi per conoscere i prodotti locali, per conoscere il paesaggio, per provare la cultura del cibo. È uno dei motivi traenti di questo turismo. Allora, l'idea fondamentale, ecco, il primo riquadro, queste sono le nuovi usi del territorio rispetto ai quali debbo immaginare un prodotto territoriale per attrarre turisti sul. Ecco, questi concetti io ho cercato di applicarli sul territorio dei Colli Orientali, di Friuli, che sono questi 13 comuni, che partono dal Carcento, arrivano a San Giovanni al Battisone, un paesaggio molto bello, un paesaggio vinicolo molto bello, molto interessante, ecco, rispetto al quale si dibatte da anni sull'organizzare la strada del vino.
Forse questa è la cosa più importante. Le idee intorno a queste strade del vino, a mia opinione, sono delle idee obsolete. Sostanzialmente l'idea di strade del vino si dibatte soprattutto è quella di un percorso che porta gli automobilisti da vigna a vigna, da cantina a cantina. Ecco. Secondo me questa è una forma di turismo del vino obsoleta. Era propria di 30-40 anni fa, quando la domenica pomeriggio la famiglia usciva sull'utilitaria, che diceva abbastanza vecchio se ricorderà le 600, le 500, che avevano un portapacchi sopra, del quale veniva caricata una damigiana e si andava a prendere il vino tutto l'anno. Cioè, era un'uscita fuori porta, una scampagnata, i bimbi potevano correre sui prati, eccetera. Si andava a assaggiare il vino, si andava a comprare il vino. E quindi le strade del vino cos'erano? Delle indicazioni sul territorio per andare questo direi è un'idea superata proprio perché gli usi, come ho cercato di spiegarvi sinora, gli usi del tempo libero sono molto. E allora dobbiamo pensare alle strade del vino proprio anche in funzione di questi usi. Il secondo punto, allora passiamo ad esempio. Se voglio costruire un percorso storico-religioso, storico-culturale, sport e benessere, eccetera, ci sono delle risorse sul territorio. Qui abbiamo fatto un lavorone epico che direi dà una risposta molto precisa a chi dice sul territorio non c'è nulla, molte volte siete dove nuove, dove nuove, sì. Evidentemente non abbiamo la Costa Smeralda, evidentemente non abbiamo le Cinque Terre né abbiamo il Trentino. Però allora queste cose cosa vuol dire? O non facciamo nulla o cerchiamo di valorizzare le risorse che abbiamo. E se vedete, le risorse non le abbiamo cercato di contare. Sono oltre 500 in questo territorio, 180 risorse storico-religiose, oltre 130 storico-culturali, 77 località di sport e benessere e 353, appunto, sono le aziende vitivinicole, gli alberghi, le locande, i bed and breakfast, tutti i luoghi che offrono. Quindi allora l'idea è mettere in rete queste risorse per creare dei percorsi tematici che attraggano le persone sul territorio. Una volta che sono sul territorio, ci dormono, ci mangiano e se sono contente, portano a casa anche il cartone, i due cartoni del vino. E quindi la funzione di strada del vino come strumento per vendere dei prodotti funziona proprio perché risponde alle nuove esigenze di uso. Partiamo dai beni di rilevanza artistico-culturale, vedete, erano tanti, 108, ecco, sono qua, religiosi, castelli, siti storici, ville, palazzi, borghi rurali, musei, abbiamo tutto fatto un grande lavoro. Ecco, vedete, sono un po' localizzati su questo territorio qui, ogni numeretto in qualche modo rimanda ai pallini azzurri che sono il colore che abbiamo utilizzato per le risorse storico-religiose. Ecco, queste sono le risorse storico-culturali. Ecco. Su queste risorse abbiamo creato. Vabbè, andiamo avanti così. Facciamo un elenco delle risorse: natura, sport, benessere. Vedete, anche qui ci sono tirassegno, pesca, tennis, sostanzialmente. Sono poco. No, non sono poco, perché uno che vuol passare il tempo libero, vuol fare diverse cose. Sostanzialmente, il sabato mattina mi piace andare in canoa e kayak, o voglio fare un giro in bici, non mi porto sotto la bicicletta dietro, posso noleggiare una bicicletta. Sono risorse che danno modalità d'uso. E vedete come sono distribuite. Poi ci sono evidentemente le aziende vitivinicole che sono il cuore. I primi attori della questione, e vedete anche loro hanno un'offerta, no? Hanno una cantina storica, offrono servizi di ristorazione, molti fanno degustazione, a molti fanno la vendita diretta, ecco, poi fanno delle visite guidate,
e poi hanno dei siti storici nelle vicinanze, sono capaci di affrontare anche stranieri, eccetera, organizzano mostre ed eventi. Cioè, io spero, questa non è una ricerca freschissima, io spero che questi numeri finali in sostanza siano aumentati quest'anno, cioè dando, anche, trasmettendo in sostanza neanche alle aziende vitivinicole l'idea che bisogna attrarre gli operatori sul territorio offrendo servizi. Questa è buona mappa delle risorse presenti. Bene, fatta questa indagine, possiamo cominciare a costruire i percorsi tematici. E vedete, ne abbiamo creati, ecco, abbiamo creato 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 percorsi tematici. Ecco, evidentemente i tesori di Cividale, evidentemente Cividale è in corsa per diventare un sito UNESCO e di per sé, appunto, conserva delle risorse importanti. Infatti, vedremo di seguito che abbiamo costruito i percorsi tematici imperniandoci proprio su Cividale. Se mi permettete una metafora graziosa, direi abbiamo costruito gli itinerari tematici come petali che si diramano, petali di fiore che si diramano dove il bottone centrale è appunto Cividale. Proviamo a vedere alcuni di questi itinerari tematici. Un itinerario tematico è ovviamente sulle orme dei pellegrini. Tutti i miei studenti facevano, non so se la facciano ancora, prima di venire a fare il mio esame, il voto che se passavano andavano a Cividale, andavano a Castelmonte a piedi. Ecco, a molti di loro facevano questo voto qui, no? Alcuni più, come dire, più impreparati facevano il voto che andavano a Cividale a piedi mettendosi dei fagioli nelle scarpe, per non mettere la sofferenza. Alcuni più impreparati, ma più furbi, se superavano l'esame andavano a Cividale con i fagioli nelle scarpe, ma lessati, quindi non soffrendo particolarmente. E al di là di questo, però, ecco, il turismo religioso è un'importante ragione di movimento delle persone sul territorio. Pensate ai vari anni santi, nati una volta secolari, sono entrati ogni 25 anni, adesso hanno una cadenza che ormai è decennale, e muovono milioni di persone verso Roma con un business enorme, sostanzialmente. Dico, Cividale è una località, oltre che storica, una roccaforte storica, un punto di riferimento religioso fra l'Italia e la Slovenia, e quindi indubbiamente ha una serie di movimenti. Ecco, ma Cividale non è solamente la chiesa Cividale, il borgo Cividale, vi sono, che è il 91, vi sono lungo la strada altri punti religiosi che possono essere delle chiese in Azzurrino, dei musei e dei castelli, in qualche modo possono essere collegati a Castelmonte e quindi dico, faccio, non faccio, vado a Castelmonte, ma faccio un'escursione che ha come centro appunto Castelmonte, e potrebbe essere questa escursione qui, no? Possiamo immaginare che la cosa possa essere immaginata per un'intera giornata. Partendo da Cividale si va a Gagliano, Prepotto, Potresca, Castelmonte e poi si rientra a Cividale. E cosa si vede? Si può vedere il Duomo, appunto, di Cividale, il Museo Cristiano, la Chiesa di Santi Pietro e Paolo, il Castello di Albana, la Chiesa dello Spirito Santo, la Chiesetta di Santa Giustina Vergine e Martire, la Chiesa di Sant'Antonio. Santuario di Castelmonte. Beh, non vado solamente a Castelmonte, ma mi sposto sostanzialmente, e questo evidentemente per chi non è un ipersportivo, è un percorso da fare in macchina, passo l'intera giornata su questo, l'intera giornata o anche mezza giornata, se non ho una preparazione culturale molto profonda, quindi sono molto curioso, ma sostanzialmente non vado solamente a Castelmonte, ma faccio un anello con delle tappe intermedie che mi permettono di apprezzare delle risorse che sono indubbiamente minori,
Ma se uno è interessato alle testimonianze dell'arte religiosa, dei luoghi della fede, le mete dei pellegrinaggi, indubbiamente sono interessanti. Uno la sera torna a casa sentendosi culturalmente più ricco. Un altro itinerario, ecco, l'abbiamo chiamato Tra chiese e castelli. Io, se riesco a farlo comparire, ecco, parte con Tarcento e sta a nord-ovest di Cividale del Friuli, prevede Fedis, Satimis, Nimis, Tarcento, poi scendendo giù a Pavoletto, ecco. L'idea è sempre in qualche modo dare degli anelli, no? Suggerire delle fruizioni più articolate del territorio, non un va e torna, ma l'anello come gira proprio. E vedete, queste cose ci sono castelli in marrone, ci sono delle chiese in azzurro, ci sono tracce di storia antica, ci sono ville e palazzi storici, ci sono musei. Abbiamo trascurato Cividale appunto perché? Perché sostanzialmente questo percorso qui, adesso non lo scendiamo nei dettagli, ecco, è un percorso che già di per sé assorbe l'intera giornata. No? Vado a vedere il castello di Suffenbergo, la chiesa di Sarocco, la chiesa di San Martino, la castella di Zucco, la chiesetta della Madonna, il castello di Cucaia. Sono fin troppi, sono la chiesetta di San Silvestro, però posso scegliere alcune cose. Certo che se parto alle 9:30 di mattina, dopo il caffè, a metà strada, ho fame, e dico, vedo un agriturismo, vedo un'azienda vinicola, mi fermo e mangio qualcosa, poi continuo il giro. E quindi effettivamente vendo il territorio, vendo i servizi del territorio, ma non perché voglio portarti in un'azienda vinicola, perché se sto bene, se mi diverto, se mi ricreo, se cresco culturalmente, è naturale che a un certo punto con le persone con cui sto mi fermo a pranzare. E quindi questo potrebbe essere un ulteriore itinerario. Ecco, un altro itinerario, aspettate, vediamo, ecco, tra chiese e castelli. Ecco, un altro itinerario sono borghi rurali e ville signorili. Abbiamo cercato di stare un po' nella zona pianeggiante e ci sono un po' tutte le residenze signorili dei vari feudatari, sostanzialmente, che possono creare un'occasione per starci sostanzialmente. Oleis, che appunto è un punto intermedio, è una bellissima località che di per sé non può giustificare un'uscita, ma se le inserisco un anello, ovviamente diventa una componente importante. Diventa una componente importante per valorizzare questi prodotti. Ecco, c'è un partecipante che mi chiede come vengono pubblicizzati questi percorsi. E questi percorsi non li hanno mai fatti, questo è il problema. Ma ne parleremo anche in seguito, quali sono gli strumenti per utilizzare questa offerta tematica. Come vedete, questa cosa qui, poi come vedete, una scheda del percorso che sostanzialmente, ecco, su cosa è giocato. Il raffronto fra le ville signorili e la ruralità dei borghi contadini. Proprio si descrive un Friuli storico dominato da questi feudatari che si arriva fino alla Seconda Guerra Mondiale. Gli ultimi colonos scompaiono appunto negli anni 50 e quindi c'è questa forte polarizzazione di queste ville signorili, grandi famiglie venete, e con i borghi contadini che hanno un loro fascino. Anche la loro storia, la loro vita. Ecco, riuscire ad apprezzare queste cose qui, indubbiamente, è una cosa interessante. Come vedete, fra gli itinerari ci sono l'abbazia di Rosazzo, ecco, altre cose indubbiamente interessanti da vedere. Bene, non vorrei continuare a andare nei dettagli della descrizione di questi percorsi tematici, però vedete. Per me è importante arrivare a questa matrice, che è la matrice domanda-offerta, dove per le righe abbiamo i tipi di turismo, no? I tipi di domanda turistica, no?
turismo culturale, turismo storico, turismo verde, cicloturismo, e nelle colonne abbiamo gli itinerari tematici che potrebbero essere costruiti su questa cosa qui. Ad esempio, i tesori di Cividale, imperniati sul Cividale, quindi non ne ho parlato molto, rispondono a domande di turismo culturale e turismo storico. Sulle orme dei pellegrini, turismo culturale e turismo storico, ma vi dicevo, se avete gambe e polmoni, è anche una gran bella pedalata. Così anche una gran bella pedalata può essere i iperborghi rurali e vedi signori. Tra torrenti, vigneti, castagne, e quindi un itinerario più enoturistico, più verde, risponde alla domanda appunto sia di un enoturista che del turismo verde, che del turismo verde, che del cicloturismo. Allora, vediamo, ci sono vediamo. Ecco, quindi l'idea fondamentale che cerco di trasmettervi, non esiste una sola possibilità di fruizione. Ecco, un'altra idea sostanzialmente. Si sposta la famiglia, non si sposta la famiglia. Allora, padre e madre, pargoli. Il padre è pigro, quello che cerca è una comoda sdraio e una bella mangiata e una bella bevuta. La signora, culturalmente più vivace, più attenta, vuole vedere qualcosa, vuole sentire il fascino, vuole sentire il fascino del territorio. I bambini cosa cercano? Bisogna parcheggiarli. La seconda parte del pomeriggio, parcheggiarli in una piscina che sguazzino e i genitori possono riposarsi. Allora, l'idea non è che faccio il turismo culturale. Faccio il turismo culturale e poi offro solo quello. No, offro un mix di offerte territoriali. Ora, a un certo punto arriviamo al tema della pubblicizzazione, che molti di voi. Come va pubblicizzata? Innanzitutto va costruito il portafoglio prodotto territorio. Questo portafoglio prodotto territorio. Questo prodotto territorio in qualche modo poi va pubblicizzato in qualche modo sui canali più moderni, sostanzialmente le idee di fare l'ufficio turistico nel comune, per l'amor del cielo, lasciamole perdere, sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, dalle 14 alle 16, il venerdì pomeriggio chiudono e riaprono lunedì, sono perfettamente inutili. Quindi piuttosto che spendere soldi su queste cose qui, posso fare sostanzialmente un'altra forma di comunicazione e posso fare ad esempio una georeferenzializzazione. Ecco, posso segnarmi sulle mappe queste risorse territoriali. Se vado su Google Map, posso provare a mettere delle note, delle freccette, delle indicazioni che facciano scoprire queste cose qui. E quindi pensare a questa forma di cose così. Seconda cosa, TripAdvisor. Ma ben venga TripAdvisor. Sostanzialmente vediamo come dialogare con questa forma. Poi bloggers. Una strategia può essere quella di individuare per aree linguistiche e per modalità di fruizione del tempo libero dei bloggers di riferimento, dei bloggers di riferimento, e a un certo punto cominciare a dialogare con questi. Poi le forme organizzate di turismo. Il circolo Gli amici della pedalata. Il circolo Gli amici della pedalata deve essere un target comunicazionale presso il quale a cui va trasmessa appunto questa informazione. E quindi in realtà l'informazione, anche l'informazione, vanno strutturate in due vie. Ecco, ci sono risorse sul territorio sufficienti?
Ci sono risorse più che sufficienti sul territorio. Se guardavate le ultime cose, se avete in mente le colonne precedenti su quelle che sono le offerte turistiche, direi che l'offerta turistica più che sufficiente sostanzialmente. Non mancano i letti, non mancano i posti a tavola. Ed uno di voi che probabilmente aveva in mente l'idea che si può costruire intorno alle risorse territoriali anche la vacanza lunga, mi dice, ma non sarebbe, professore, non sarebbe un'idea interessante quella di differenziare i percorsi a seconda del periodo dell'anno? Ecco, vedete, queste sono le idee originali. Indubbiamente sì, ci sono, ad esempio, costruire il portafoglio delle occasioni territoriali, la ricostruzione, la rievocazione storica, la sagra della Squete, eccetera. In qualche modo vanno inserite, in qualche modo possono essere inserite un calendario. Va costruito un calendario, no? Va costruito un calendario e anche questo va divulgato. E dal calendario risponde: vengo nella zona COF. Non solo per vedere il territorio di Cividale, ma per assaggiarmi la Squete, per bermi questo vino, per vedere la messa dello Spadone. Ecco, allora, ecco, l'idea è sempre: creiamo delle occasioni che facciano sì che alla sera il turista si senta più soddisfatto, più ricco, e allora c'è la possibilità che vengano. Ecco. Ecco, c'è questa parola di 11 percorsi in 12 mesi, d'accordo, possiamo anche immaginarlo sostanzialmente. Ecco, che ruolo l'ente pubblico, che ruolo dovrebbe giocare? E l'ente pubblico dovrebbe fare un discorso di, innanzitutto dovrebbe capire le potenzialità del turismo verde, no? Turismo FVG che sta facendo un ottimo lavoro, però giustamente, data la prevalenza, si impegna in primo luogo sul turismo estivo del mare, secondo luogo sul turismo in montagna. Ecco, io quello perché faccio questi seminari, quello che cerco di dire, cerco di convincervi, che esistono, ci sono risorse per costruire percorsi tematici. Io ho preso il caso di Colle Orientali del Friuli perché si stava ragionando su costruire una strada del vino, no? E quindi l'idea che proponevo della strada del vino era un'idea appunto di una struttura di percorsi tematici imperniata su Cividale. Ed è un modello tranquillamente esportabile. Io ho provato fare un esempio per i Colli Orientali, ma anche in altre zone, indubbiamente ci vuole l'attenzione di studiare le risorse del territorio, capire quali siano le esigenze della domanda e costruire quella famosa matrice domanda di tempo libero e percorsi territoriali che rispondono alle stesse. Anzi, direi che quindi la struttura del genere è pensabile in tutti i territori. Vediamo poi cosa il. Ecco, le distanze chilometriche, vedete, non le ho riportate. La viabilità, perché? Perché se vado in macchina, sostanzialmente che siano 15 km o 17 non fa molta differenza. Non fa molta differenza. Ecco, le viabilità, ben normalmente sono pensate, possono esserci. La viabilità per le autovetture, la viabilità per le biciclette. È un altro tema che ho quasi a cuore, ma non, come dire, cercherò di sviluppare, è la viabilità per l'ippoturismo. Anche un'importante risorsa, qui io non l'ho affrontata, ma sostanzialmente esiste anche questo modo di usufruire il territorio. Ci sono alcuni imprenditori pionieri proprio, sia nel senso che fanno cose nuove, sia che si accampano poi la sera
accendendo il fuoco, un po' come proprio gli scopritori del Far West, e che fanno, propongono queste formule, ad esempio, di ipoturismo, no? Ecco, direi che il metodo, sostanzialmente, il metodo per affrontare queste cose è un misto di conoscenza e di conoscenza approfondita del fantasia nel costruire percorsi tematici e poi un'enorme capacità di lavoro relazionale per costruire proprio il consenso intorno a queste cose. Adesso partono dei piani del PSR, con delle risorse destinate ai comuni. Ecco, qualcosina in questa direzione si fa. Probabilmente queste idee avranno un'applicazione il prossimo PSR, quando io sarò pensionato. Insomma, seminiamo, ecco. Mi si chiede come sensibilizzare, formare il pubblico, il pittore, eccetera. Ogni progetto sta in piede perché ha una locomotiva. Bisogna diventare locomotive, no? Bisogna diventare locomotive, bisogna creare un consenso intorno a queste cose, che passa innanzitutto attraverso le pubbliche autorità, sindaci, eccetera, no? E poi nel costruire, sostanzialmente, nel costruire queste proposte. Ecco, come trovare risorse? Ci sono ad esempio i bandi FESR, ci sono i bandi POS, CIPOR, ci sono i bandi PSR. Ecco. Certo che voi come singolo soggetto difficilmente riuscite a farvi finanziare. Dovete costruire un pacchetto territoriale, individuare un territorio, un insieme di territori, un insieme di percorsi che possono essere interessanti innanzitutto per gli amministratori comunali e poi cercare di far maturare proprio la proposta. No? Ecco, sì, dico, richiede una crescita culturale perché molte volte, dico, quando si parlava della strada del vino, gran parte delle persone non riuscivano a scollarsi dall'idea che la strada del vino è un percorso che porta i milioni di turisti nel cortile e nel mio vigneto. No, 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 ricordo, puoi sognarlo, puoi desiderarlo, non esiste più quello. Quello che devo cercare è di portare le persone sul territorio perché si realizzino, perché diano concretizzazione ai loro hobby, ai loro interessi, alle loro passioni. Dopo, naturalmente, ne devono mangiare, bere e fare la pipì. E quindi sono necessarie le infrastrutture turistiche. Però prima va data un'occasione di utilizzare, prima va data l'occasione di utilizzare il territorio. E poi, nell'utilizzo del territorio, vengono venduti anche servizi. Vengono venduti anche servizi turistici. Non so se ho risposto un po' tutte le vostre domande. Ecco, ci sono altre cose, ecco. Vediamo. Ecco, questi sono gli obiettivi, direi. Ecco, a un certo punto andiamo sull'aspetto operativo, sostanzialmente. Come la vedete voi, ecco, qual è il percorso per costruire un percorso tematico? Il percorso per proporre un percorso. Percorso, percorso. Dico, vedo che state rispondendo al piccolo sondaggio. Ecco, sostanzialmente direi che gran parte delle persone, ecco, o meglio, diciamo che io penso come gran parte di voi che è necessario
che è necessario costruire un gruppo di lavoro capace di interagire con le autorità locali, in genere i sindaci, gli assessori alle attività economiche, eccetera, possono essere le controparti prime da motivare sostanzialmente, per costruire un prodotto, per costruire un prodotto territoriale. Gli agricoltori indubbiamente rivestono importante, ma vedo difficile che riescano a gestire, ecco, singolarmente un progetto del genere. Il ruolo degli agricoltori, secondo me, è quello di arricchire l'offerta aziendale, e negli anni mi fa molto piacere, ho visto crescere queste cose. C'è l'esperienza delle cene a tema. No, ecco. Poi c'è l'esperienza delle cene per gruppi professionali. Io ricordo che anni fa un mio studente, che chiama l'azienda vitivinicola, dicono: guarda, a un certo punto prendi l'elenco, come cosa fare? Prendi l'elenco dei medici della provincia di Udine e mandaci una lettera e invitali. Qualche tempo dopo la mia dottoressa mi dice: sai, sono stata in quell'azienda vitivinicola, sono stato invitato in quell'azienda vitivinicola, ho passato una serata molto piacevole. Ecco, l'idea era stata accolta, era stata passata, perché quell'azienda vitivinicola era l'azienda dello zio del mio studente proprio. E quindi, al di là di questo, sostanzialmente, se faccio delle letture, no? Ecco, se faccio delle serate così a tema, sostanzialmente, ma anche la presentazione dei libri, una bella cosa, no? Abbiamo tutti il piacere di ascoltare una bella presentazione e poi di bere un bicchiere di vino. Poi qualche cartone di vino la gente lo porta via sempre. Questo evidentemente è dedicato non tanto ai turisti, ma agli escursionisti. Cioè, esco da casa il pomeriggio, faccio anche io il mio giretto e poi, se ho un momento culturale, un momento musicale anche sostanzialmente. Ci sono tanti bravi musicisti che cercano uno spazio per esprimersi. Perché non creare questi abbinamenti? Perché non creare questi abbinamenti fra azienda vitivinicola e uso del tempo libero e realizzazione? Ecco, direi che queste sono le cose essenziali. Ecco, mi fai mica. Ecco, c'è delle persone che mi segnalano dei servizi informativi, ad esempio, per turismi, per turisti di diverse lingue. Va benissimo, queste cose qui vanno benissimo. I canali, no? I canali vanno utilizzati, tutti i canali, vanno utilizzati i canali con molta fantasia. Sostanzialmente, tutti i canali vanno pensati nella maniera più importante. Ad esempio, uno dice che c'è un canale francofono a Vule Friul, no? Molte volte questo è un canale che casomai ha a che fare con le famiglie di migranti che hanno un cognome, magari si chiamano Furlan alla francese, ma sono di qua, che hanno in qualche modo un legame. È sempre un segmento di domanda che va capito e va valorizzato. E quindi tutti i canali comunicativi vanno visti con i blog dei cicloturisti. Ecco, è un canale che va scoperto, no? Che è un canale che va scoperto sostanzialmente e va valorizzato. Chiaro che il compito è convincere gli amministratori che questa è la direzione nella quale cercare di rivolgersi. Molte volte l'amministratore comunale cosa ha in mente? Ha in mente di la Salmadon, di lasciare, cioè è qualcosa, è reperennius, qualcosa che rimanga nei tempi, quando sarà vecchietto scenderà in piazza del paese, lo hai fatto io, anche i sindaci, no? E quindi in realtà sono molto la ristrutturazione del mulino, queste cose qua. Per l'amor del cielo, cose degnissime, però
Queste cose degnissime vanno inserite in uno schema di attrazione di mobilità sul territorio. Altrimenti ho una bellissima ristrutturazione, ma che sta lì, va bene, la consegno alle generazioni future, è già qualcosa. È già qualcosa di consegnarle alle generazioni future. Però forse si può anche fare qualcosa di più per la generazione precedente, no? La generazione precedente. Ecco, e questa è sostanzialmente, ecco, qualcuno di voi mi parla del turismo esperienziale. Questo è turismo esperienziale. Sono le diverse, non so a cosa si riferisca la persona che ha citato questa parola, ecco, però il turismo esperienziale, secondo me, sono le occasioni per realizzare i miei, come dire, per realizzare la mia personalità. Per realizzare i miei hobby, per concretizzare i miei interessi. E quindi il turismo, appunto, come dicevo prima, come battuta, non è la sdraio, le sigarette, la birra e la gazzetta dello sport, ma è fare delle attività, fare delle esperienze che mi realizzino. E direi che proprio l'importante è lavorare in questa direzione, appunto, di creare occasioni di provare esperienze. Questo era un modellino pensato, ve ne ho parlato appunto legandolo a un territorio il quale si dice nolle nue, nolle nue. Non è vero, no. Anche in certi paesini, in realtà inseriti in un certo quadro, possono avere qualcosa da offrire. E quindi la cosa è crederci, organizzarci, convincere gli amministratori. Direi, e poi partesi il progetto, la ricerca dei fondi, sono cose che non si inventano in un pomeriggio, non si inventano in un pomeriggio, richiedono mesi, se non anni, di preparazione. Però è un progetto, insomma, che va proposto. Bene, spero di aver risposto un po' a tutte le vostre richieste, fatemi scorrere un pochino, sì, direi di sì. Sì, è un modello esportabile, sensibilità agli operatori pubblici, ecco. Direi, chi di voi ha risposto all'ultimo sondaggio che l'idea fondamentale è costruire un gruppo di lavoro? Direi che condivide la mia idea sul come realizzare questi percorsi tematici. Bisogna essere appunto propositori. Le figure professionali, le accompagnatori, le guide, eccetera, ecco, sono tutte figure che trovano uno spazio professionale più o meno ricco, più o meno articolato, se le persone sono presenti sul territorio. E quindi proprio l'idea è pubblicizzare il territorio come forma di realizzazione dei propri hobby, dei propri interessi, delle proprie passioni. E quindi se le proprie passioni sono il turismo culturale, d'accordo? E le guide possono essere una risorsa importante in questo quadro qui. Ecco, poi tour operator, il rapporto con i tour operator. Ecco, direi non questo turismo verde non si vende come le crociere costa. Indubbiamente. Si possono pensare dei tour operator che organizzino queste cose qui. Però è difficile, secondo me, costruire il pacchetto tutto compreso, perché in qualche modo una persona che si muove vuole muoversi con qualche grado di libertà. Passiamo le serate davanti al computer a guardare video di luoghi turistici, a guardarci le mappe, e questo mi suggerisce un'altra cosa. Dobbiamo inserire la nostra
offerta territoriale nei luoghi di formazione delle idee di uso del tempo libero. YouTube, va bene, YouTube, se cerco su itinerari, posso cercare di offrire queste cose qui. No? E quindi più l'idea di pensare un pacchetto strutturato che consegna un'agenzia che lo vende, c'ha un ricarico, offre le cose, si può anche pensare per l'amor del cielo, però io non punterei solo a questo, non punterei solo a questo, perché appunto le persone chiedono gradi di flessibilità, e quindi lasciare spazio alla creazione, che già il creare il proprio percorso, chi di voi ama viaggiare sa che il piacere di creare il proprio percorso è uno dei tre piaceri fondamentali della vacanza. Il primo è crearsi il proprio percorso, il secondo è farlo, il terzo è guardarsi le foto alla fine. Ecco. E quindi anche in questo modo di guardare le cose, direi che i nuovi mezzi di comunicazione, information communication technology, offre molti strumenti per pubblicizzare un territorio. L'idea si tratta appunto quella di costruire una rete di percorsi tematici e pubblicizzarla. Va bene, io spero di avere un pochino soddisfatto le vostre esigenze. Ecco, va bene, vi ringrazio, per la vostra attenzione e ringrazio anche per le numerose email no, i numerosi chat che ho ricevuto, quindi, che hanno dimostrato da voi indubbiamente una vivacità intellettuale e quindi in bocca al lupo, fate maturare le vostre riflessioni e vedete se riuscite a immaginare qualche cosa da proporre. Arrivederci, buonasera e alla prossima.